Abbiamo appena affittato la macchina e ora destinazione dove? Andiamo alla Valle delle Farfalle, uno dei posti imperdibili qui nell'isola di Rodi, che com'è inguardabile, imperdibile sui miei I tuoi occhiali, ma occhiali. non volevo rovinare gli altri di Bravo, marca che li ho li hai già già rovinati. graffiati. A pochi chilometri dal villaggio di Teologos, in località ovest, quindi dell'isola, si estende questa valle incantata denominata la Valle delle Farfalle. Qui milioni di esemplari di farfalle attratti, si dice, dall'albero di Zitia che produce un'uva aromatica, vengono a deporre le loro uova. Quindi camminerete, farete trekking in una valle abbastanza accessibile, però vestitevi comodi, portatevi dell'acqua, camminerete attraverso alberi, ruscelli, ponticelli, sentieri, una natura davvero insolita per quello che è lo scenario delle isole greche, che solitamente sono molto secche e prive di acqua, ma in questo caso, come potete vedere, solo in questa piccola parte dell'isola, fatta eccezione del grande lago nel cuore dell'isola, troverete quest'acqua così rigogliosa, così calma, così rilassante, ma soprattutto per gli amanti della fotografia troverete milioni e milioni di farfalle. All'inizio non le vedrete subito, ma pian pianino troverete le farfalle e quando le vedrete per la prima volta non smetterete più di vederle perché le vedrete praticamente ovunque. Noi ci siamo stati con un bambino piccolo, si è rilassato, ha camminato un po', ha preso anche qualche ricordino perché ovviamente ci sono i negozi di souvenir e davvero siamo stati molto 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 bene. A prima vista non le vedete, ma se osservate meglio è pieno, guardate, pieno, pieno, pieno di farfalle. Guardate qui quante ce ne sono. Grazie all'intuito di mia moglie, perché io non le avrei mai viste.